Jimmy Courier, Stefan Edberg, Ivan Lendl, Boris Becker, Yannick Noah, Michael Chang, Pete Sampras, Paul Agassi. Abbiamo tantissimi. Questo è il tennis che conosco io, il tennis che seguivo io negli anni d'oro, di quando mi interessavo, mi seguivo in maniera proprio decisa il tennis, gli internazionali d'Italia, quando la Rai poteva trasmettere. Poi il tennis è cambiato perché è passato alle TV private, alle TV a pagamento, e da quel lato lì la Rai ha fatto vedere poco, io ho seguito sempre di meno. Mi sono riavvicinato ultimamente al tennis, ma per tanti anni non l'ho seguito, e devo ammettere che mi sono perso dei grandi campioni quali Roger Federer, Nadal, tutti quelli della nuova generazione, e lo stesso protagonista di quelle che sono quella che è stata la settimana degli ATP di Torino. Perché, come giustamente il direttore Marco ha detto, a Torino ci sono gli ATP e questa sera c'è la finale degli ATP Final, con il protagonista principale, quel Novak Djokovic, che giusto solo per leggere un po' quello che è il suo palmarès: 17 titoli del Grande Slam, 8 Australian Open, 5 volte vittoriosa Wimbledon. Guardate qua, un prato simile a quello di Wimbledon, un po' più bello quello di Wimbledon, ovviamente, però ricorda un po' il verde di Wimbledon. Una volta ero Roland Garros, tra gli altri 15 ATP 500, 11 ATP 250, una Coppa Davis, un ATP Cup con la nazionale serba, una Lever Cup, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2008, titoli vinti 90, è stato il numero uno al mondo nel luglio del 2011 e attualmente è al settimo posto. Tra l'altro, una cosa importante, 4 slam consecutivi tra il 2015 e il 2016. Ragazzi, c'è poco da presentare un personaggio così, un personaggio straordinario, oltretutto una persona anche che crede molto in quello che fa nel suo sport, crede molto nella sua testa, è convinto delle sue idee sia nello sport che nella vita quotidiana. Un uomo che fa piacere allo sport e al mondo. E questo era il mio pensiero su Novak Djokovic, che stasera affronterà in finale a Torino Casper Ruud, e questo è il saluto che io vi faccio per quanto riguarda il pallone sotto la norma. Mi raccomando, mettete un like se vi piace questo video, iscrivetevi al canale e ciao dal direttore.